La CF Pistoiese 2016 è pronta per iniziare la nuova stagione, quella che la vedrà disputare il campionato di Serie C. La squadra, agli ordini di mister Mario Nicoli, ha iniziato la preparazione al campo Turchi di Pistoia, un gruppo che vede alcune giocatrici riconfermate come Alice Bonacchi, Martina Nesci, Irene Vettori, Giada Bucciantini, Elisa Menchetti, Martina Nigro e Francesca Taschini, accanto a nuovi arrivi di spessore, tra queste Carlotta Buono, Cristina Diamanti e Sara Gatti, tutte provenienti dalla Don Bosco Fossone Carrara, senza dimenticare Rachele Giusti. Ma non solo, altri colpi di mercato, quelli che sono stati messi a segno dal direttore sportivo Stefano Barzotti. E la Pistoiese penso parta bene, perlomeno la volontà di partire bene c'è. La campagna acquisti, se la vogliamo fare così, è stata importante. Abbiamo preso molte ragazze di grande qualità, giovani di grande qualità, importanti, inserite in un gruppo che era già importante. È stata costruita vedendo di potenziare al massimo tutte le parti, in accordo con Mario, quindi un altro portiere, perché con un portiere solo, per quanto brava sia italiano, un altro portiere di qualità ci vuole, non si sa mai quel che può succedere durante il campionato. E siamo riusciti a prendere la Gatti da Carrara, che era un portiere, anche lei era tutte e due in rappresentativa quest'anno. Rinforzare la difesa, come vabbè, a parte le conferme importantissime di Baroni e di Valoriani al centrocampo, siamo riusciti a prendere la Diamanti, Cristina, da sempre dalla Carrarese, ho preso due ragazze giovani, molto giovani, una del 2000 e una del 2001, che però conosco molto bene personalmente, dalla Lucchese, Buratti e Martini. Abbiamo confermato tutte le altre, a parte Chiara Carradori, che purtroppo ha detto smetti, insomma c'è da capirla col lavoro che fa. E lo stesso a centrocampo, Mannucci, che viene da un campionato a Sassari, vediamo l'attacco, Pompignoli, Giorgetti, abbiamo rinforzato tutti i reparti, con due o tre innesti per reparto di ragazzi di qualità, da arrivare ad avere una rosa di 20-22 ragazze, compresi portieri. Quello che abbiamo sempre detto è che questa stagione a noi serve per capire come funzionano le cose nei campionati superiori, vedere cosa ancora c'è da sistemare, sia società che come squadra, e poi di lì crearci ancora le basi per poi cercare di, nel tempo, di fare un ulteriore salto.